Il secondo turno delle presidenziali francesi è già iniziato nei territori d'oltremare o nei stage all'estero. Ad aprire le danze al largo del Canada è stato l'arcipelago di Saint-Pierre et Miquelon alle 8 di sabato. Dalla mezzanotte di venerdì la campagna elettorale è ufficialmente archiviata. I candidati, il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, parleranno soltanto al termine del silenzio elettorale domenica alle 20. Circa 48,7 milioni di francesi si troveranno davanti la stessa scelta di 5 anni fa, i leader di En Marche, in cerca di riconferma all'Eliseo, e quella del partito di destra, un programma europeista ed euroscettico, due visioni opposte su Stato sociale, economia, politica estera, ambiente, in un momento nel quale queste scelte possono spostare gli equilibri internazionali. Macron si è imposto al primo turno con quasi il 28% dei voti, Le Pen insegue con 4 punti in meno.